Dopo 10 anni, ancora a San Pantaleo il presepe vivente. Ogni anno che passa cresce sempre di più, l'organizzazione è sempre maggiore e l'impegno costante aumenta sempre di più fino ad arrivare a questa splendida edizione suddivisa in due tappe. La prima riuscitissima, la seconda altrettanto, nonostante il freddo. Quindi questo è un buon segnale, perché vuol dire che la partecipazione c'è ed il presepe vivente di San Pantaleo è molto sentito. Grazie, grazie per i complimenti innanzitutto. Diciamo che queste serate vengono realizzate con grande impegno e con grande responsabilità da parte dell'associazione e da parte, diciamo, dell'associazione cattolica, ovviamente, perché è un gruppo che si è costituito assieme al nostro parroco in questo momento. In precedenza ci sono stati altri parroci, quindi oggi abbiamo Don Gianni. Grazie per la sua disponibilità e per la fiducia innanzitutto che dà a questo gruppo di giovani che ogni anno si cimentano, diciamo, a organizzare queste due tappe, diciamo, del presepe vivente di San Pantaleone. Questa 10ª edizione l'abbiamo voluto arricchire ancora con nuove postazioni, migliorando ancora quelli che sono i costumi, migliorando ancora quelli che è l'ambiente, diciamo, queste casupole che di per sé sono un presepe vivente. Il posto è bellissimo, quindi da questo punto di vista sicuramente siamo invidiati da tutti quanti gli altri presepi che in zona, diciamo, si cimentano con grande impegno sicuramente, realizzando ottime serate, però noi abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo borgo che di anno in anno riusciamo sempre a migliorarlo, grazie anche agli operai della bonifica, del consorzio di bonifica, che ci mettono anche molto impegno nel migliorare il posto, i luoghi, i tetti, perché di fatto inizialmente questi tetti erano dirupati tutti quanti e, diciamo, soltanto grazie a questo impegno, diciamo, dei ragazzi e del consorzio di bonifica nella persona di Edmondo Candido, che è capo operaio, siamo riusciti a realizzare e a migliorare questa cosa. Come altro che devo dire, vorremmo, dicevo prima a Don Gianni, che il prossimo anno dovremmo cercare di organizzare un'aggregazione, uno scambio culturale più che altro con Matera, dove Matera, diciamo, è il massimo nel campo dei presepi, e vorremmo creare, insomma, uno scambio possibilmente, ecco, dal nostro piccolo. Anche in vista del fatto che Matera è stata pregiata del titolo di capitale europea della cultura, non adesso ma tra qualche anno, e quindi qui invece in Calabria, a San Pantaleo, c'è un connotato molto importante, che è quello della nostra tradizione grecanica, che si inserisce a pieno titolo in questa ricostruzione, in questa rievocazione storica della natività di Nostro Signore. E quindi tra la natività, che è la nostra tradizione più ampia di oltre 2000 anni, e la nostra tradizione comunque millenaria, che è quella grecanica, si mescolano, e poi il frutto è questo: essere in un luogo che è San Pantaleo, che sembra costruito ad hoc per ospitare un film, in realtà, perché è veramente bello. È molto bello, effettivamente. Noi certamente vogliamo sempre imparare qualcosa di più, quindi non ci fermeremo sicuramente. Siamo intenzionati a costituirci come gruppo, come associazione, a costituirci e lavorare intensamente tutto l'anno per il presepe di San Pantaleo, organizzando anche in questo borgo delle serate, diciamo, dove c'è la parte sacra, dove la gente viene gratuitamente a visitare queste postazioni. Abbiamo anche un castello che è molto bello, per cui anche nel castello riusciremo a organizzare qualcosa, a portare avanti, diciamo, un certo progetto da realizzare negli anni futuri. Quindi progetto che può anche essere, anzi deve essere, volano per uno sviluppo ulteriore, specialmente quando andiamo a vedere un problema, magari San Pantaleo bellissima ma difficile da raggiungere a causa della pessima situazione delle strade. Quindi questo può anche essere un appello da fare alle istituzioni: noi qui ci stiamo impegnando fortemente, voi dateci una mano, consentiteci a San Pantaleo di arrivarci in totale sicurezza. Perfetto. Diciamo, per quanto riguarda la viabilità, rivolgiamo un appello, una preghiera alla provincia, in modo tale che si possano smuovere a dare la possibilità alla gente che vuole visitare questi posti di poter venire senza il rischio di rompere la macchina. Poi ci torno dietro un attimino per ringraziare
Noi abbiamo una costumista, che è la professoressa Mirella Curatola, che da 10 anni adesso che lavora con noi, diciamo è cosa nostra, nel senso che è nata e vive a San Lorenzo, insegna a Reggio, però ogni anno con grande impegno ci dà una grossissima mano per quanto riguarda la realizzazione dei costumi e l'abbellimento, diciamo, del presepe. Molto ricco anche nei costumi, e quindi un grazie a lei e a tutti quanti hanno collaborato all'organizzazione, e grazie anche a tutti i visitatori. Noi lo facciamo sinceramente perché lo sentiamo, non vogliamo essere ringraziati. Il nostro è un sacrificio che ognuno di noi dedica alla bontà e al nome di questa bellissima borgata e al nome del paese di San Pantaleone, di cui noi siamo fieri di essere i figli di questa borgata, di questo paese. Grazie.